Sono particolarmente contento di raccontarvi qualcosa di questo secondo episodio di Cinghialai d'Italia Long Track, perché è un episodio in cui ci ho messo tanto cuore. Perché ci ho messo tanto cuore? Perché quando vado in quella zona, in quel posti che sono, l'ho un po' già raccontata, il triangolo del cinghiale, quella zona tra le province di Grosseto e di Siena, in cui la caccia del cinghiale è sempre esistita, probabilmente c'è anche nata. Fatto sta che qua, tra quei paesi che odorano di cinghiale fino a 5 km prima del cartello, come Torniella, Piloni, Sassofortino, Giusdino, Monticiano, beh, c'è anche un paesino piccolo piccolo nel mezzo che si chiama Scalvaia, dove ho ritrovato e ho narrato in questo episodio la vera essenza della caccia al cinghiale. Ho ritrovato delle persone anziane che hanno visto la caccia al cinghiale prima della guerra, della seconda guerra mondiale, pensate, e che mi hanno raccontato qualcosa. Ho trovato dei giovani che vanno a caccia di cinghiali come ci andavano i vecchi e che inneggiano all'abbattimento del cinghiale esclamando viva Maria, così come facevano i primi cinghialai per esorcizzare la bestia nera, no? Si invocava la Madonna per esorcizzare la bestia nera. Quindi un episodio ricco, ma ricco non solo di cinghiali, ce ne saranno tantissimi, ve lo dico già, ma ricco di tanta tanta umanità, tanto saper di caccia e tanti personaggi molto particolari, di cui vi svelo più niente perché sennò spoilerò tutto, e per i quali lascio alle immagini il prosieguo di questo racconto. Ciao, ci vediamo più o meno a metà del filmato per fare un po' il punto e vedrete che ce ne sarà da raccontare. Buona visione. Siamo arrivati prima di te, è due ore che ti telefono. Questo è il paese disperso, 30 persone. Ciao Gian. Ciao, buongiorno. Caterina, mia figlia. Ciao, buongiorno. Andiamo, va. Ma è tutto cinghiale, non vedo, non c'è altro che cinghiali. Complimenti per la colazione. Grazie, no, io col cuoco della nazionale praticamente. Ah, ecco, sì. La nazionale di caccia al cinghiale. Io mi trovo. Cuoco della nazionale di caccia al cinghiale. Benvenuti Giacomo. Ah, benvenuti Giacomo, inglese da sega. No, c'è il cappello da inglese. James, welcome, benvenuti Giacomo. Con la squadra che hai oggi sono tutti agitati, È un grande evento, qui c'è 30 abitanti, due famiglie ci abitano, poi siamo tutti da fuori. Bello, bello il posticino. È bello, è comodo. Toscana antica. Una strada arriva e la stessa vai via. Questa è la vecchia falegnameria. Ha ha ha!
oggi si ha i sassoni, ci sono fucili di qua e di là, ora si va qua su e si scioglie cani, c'è un rovicione, poi c'è tutta la pineta, o c'è 20 cignali o non ci sono punti, davvero, allora speriamo la prima, ora non si scioglie se sul cercignale lì è già messa male. Avete visto che bella squadretta? Squadretta un cavolo, una bella squadra, squadra antica. Paese bello, proprio c'è odore di Toscana antica. Questa è proprio la Toscana. Siamo proprio nella parte più interna della provincia di Siena, vicino alla provincia di Grosseto. Siamo, come dicevo, proprio nel cuore della caccia al cinghiale. Adesso raggiungo Gianluca che sta scendendo giù. Scendiamo proprio sotto il paese, si fa la battuta sotto il paese. Ho fatto una corsa, sono andato a prendere una telecamera di ricambio. Perché mi sa che sarà una battuta un po' movimentata, mi dà questa idea. Andiamo a cavallo. Le nasate qua. Andate. I cinghiali si trovano subito qui. Vuoi dire? Di solito, ora poi. Ah, quelli rogaile, quel rogaione lì. Sì, sì. Boh. Le fosse sono nel fosso laggiù che guarda verso Regone e nella cessa qui a dritta, questo viotto c'è una cessa tagliafuoco che va giù sì, dell'Enel e arriva alla farma che è un po' qua e un po' là, in fondo c'è paratori, qua sopra c'è paratori, poi là c'è una villa che quindi si un chiama, triangolone via sì, questa villa si chiama Sassoni e per questo la cacciata si chiama poi Sassoni e la posta e le poste ci sono anche 5 che chiudono così, quindi è chiuso su 3 lati, è aperto su uno e mezzo, perché mezzo dove siamo noi e mezzo dove c'è paratori. Sì, sono da falegnameria, sì, aspetto. Ma si fa sciogliere te, però una vera fuga, siamo a fare i qui poi c'è un canneggiolaio di bambù. Ci trovano sempre, sempre. Le prime volte stanno sempre qui. E di sotto invece c'è una pineta sporca, un po' franata, con le felci. Dove c'è bruciato. Impenetrabile. Le c'è bruciato. Che per andarci e anche lì ci stanno. Gigante. Eccoli che si è sciolto. Adesso cominciamo ad andare giù e adesso comincia l'avventura, l'ennesima avventura, l'avventura di oggi. Speriamo un bene. Speriamo un bene. 200 metri. Sono già andati giù. Occhio al fosso perché i cani sono già a 310 metri. Non lo so cosa c'è, Senti che canizza. Lassù.
se lo vado a far parte io e te scioglimi di sopra. Tirano le poste! Ritti. Tirano! Attenti alle poste! Ma che ritti, che sbagliavano a ferro! Senti, tirano! Senti i tonfi! Tirano! Tirano anche alla linea! Tirano anche qui. Porca. Che inizio al fulmicotone! 30 secondi, via! 30 secondi! Due. Tirano le poste, vanno e stanno tirando a bomba, giù. Il fosso o il cotto? Il fosso là e poi c'è un tronchino qua di sopra, quindi fa la il set. Sì. È un cinghiale, tira papo. È lì al pino, ten. Vai un altro, attraverso ora. Senti le poste, c'è il branco, Madonna, senti che bombardano! Sperciate, c'è branco scendere qua su, state tutti fermi, canaio, sta giù, e berciate, non entrate nessuno! Un pozzo di cinghiale fa paura. Arrivano 8 lo bercia sulla strada! Poi sta fatto un tritello, ma no, ha fatto già 30 botte! Speriamo l'abbiamo ammazzato! Quando sono scatturati tutti gli animali, pensate per la strada e per piacere non entra nessuno e date di cani! Tetto! Vai Fabio, mi andiamo a prendere. Tobacco! Attento, bella firma, cani, via. Attento! Brrr. Attenti, Attento! Thank you.
Marcello! Ti hai messo sgattonati. È partito, eh? Oh! Oh! Sì. Mi lascia la linea, sì! Senti, alle poste! Oh, oggi mi diverto, via! Eccole, ancora! Questo abbaia fermo! Abbaia fermo il cane, eh! Bambule, eh? Questo è fermo. Vieni qui, vieni qui, stai. C'è molti animali qua, state piano. Ma quali poste? Allora, la fossa della roveta. Sento Matteo Cilestiani, però anche da me. Si va, vai! Ferruccio, state tutti a parà! Si va il rambo dentro! State a parà! Bene, versate! Fermetta! Sassoni! Berciata Sassoni! Berciata Sassoni! Berciata Sassoni! Ehi! Castello! Castello! La tua cagna!